Un ben ritrovato a tutti gli appassionati di basket, qui Emanuele Maffezzoni che vi parla dal centro sportivo Aldo Moro, Pala Moretto di Desio, dove tra pochi minuti, per la prima giornata del girone di ritorno del campionato nazionale di Serie B, All Wild West, girone B, andrà in scena la sfida tra la Pallacanestro Aurora Desio, sponsorizzata Rima Desio, e la Baccheri Piacenza. Piacenza è una delle squadre più forti di questo girone B della Serie B, che con 12 vittorie a fronte di sole 3 sconfitte occupa la seconda piazza in graduatoria, quota 24, a 4 lunghezze dalla capolista 100. Desio invece, dopo un inizio complicato di campionato, si è messo in moto, ha vinto 7 delle ultime 10 partite disputate ed è risalita fino al 9° posto in classifica. Oggi sarà una sfida molto complicata contro Piacenza, che si può definire una vera e propria corazzata. All'andata si imposero i piacentini per 89-59 con il lungo Birindelli e l'esterno Pederzini, che fecero molto male alla squadra di Frates. Gli arbitri dell'incontro saranno Nicolò Bertuccioli da Pesaro e Francesco Uncini di Iesi. Tutto pronto per la palla 2, vediamo i quintetti. Desio parte con Fumagalli, Perez, Corti, Mazzoleni e Fiorito. Risponde Piacenza con Brindelli sotto canestro, Rodolfo Rombaldoni in cabina di regia, autentica leggenda del basket italiano. Poi troviamo Pederzini, Perego e appunto Nicolas Stanic. Tutto pronto per la palla 2, la palla è di Piacenza ed è proprio l'argentino Stanic che mette il pallone in mano a Pederzini. Ancora per Stanic, si va da Rombaldoni, Birindelli, rovesciata che non va, il rimbalzo è di Perez che porta avanti Desio, forse fallo di Rombaldoni ed è anche buono il canestro. Un ottimo inizio da parte di Desio che conduce subito 2-0 e Daniel Perez in lunetta col tiro libero supplementare. Sbagliato il tiro libero, il rimbalzo è di Perego. Secondo attacco di Piacenza, vediamo Stanic. Contro Perez, attende l'arrivo di Rombaldoni. Rombaldoni ben duplicato e poi arriva la stoppata di Mazzoleni su Birindelli. Rimessa dal fondo per Piacenza con 7 secondi sul cronometro dei 24 per chiudere l'azione. Perego, il tiro dalla media morbidissimo del classe 81, scuola Aurora Desio, parità a quota 2. Fumagalli per Mazzoleni, si va in punta da Corti, Corti per Fiorito. Fiorito torna da Fumagalli, che poi torna fuori da Fiorito, ben difeso da Rombaldoni. 4 secondi, si deve alzare da 3 punti Fumagalli, conclusione che non va, rimbalzo di Fiorito che rimette palla in mano al suo playmaker. Gioco 1-2 con Fiorito che attacca Stanic, si gira, tiro a bassa percentuale che viene respinto dal ferro. Piacenza dall'altra parte, Ukin di Pederzini su Perez, gli arbitri non fischiano e poi c'è un fallo di Mazzoleni su Birindelli che gli rifila anche un colpo. 2 tiri liberi per il classe 84 argentino, che in stagione viaggia a 9 punti, 6 rimbalzi e quasi 3 assist di media. Lui che è arrivato in Italia nel 2005 per giocare la Serie A2 a Sassari. Dentro il primo. Thank you.
secondo è corto ma viene accolto dal ferro, 4-2 Piacenza che mette la testa avanti. Fumagalli contro Stanic, palleggio reiterato del numero 7 di Desio, Fiorito fuori per Mazzoleni che si butta dentro col contatto, realizza parità a 4-4. Bella l'iniziativa del classe 98 di Desio. Stanic c'è dall'altra parte, sotto canestro ancora per Birindelli, cavalcato molto nell'attacco piacentino, ci mette una mano Fumagalli che però non riesce a recuperare il pallone. Rimessa in zona d'attacco per Piacenza con 11 secondi sul cronometro dei 24. Rombaldoni va da Pederzini, Pederzini scarica fuori per Birindelli che poi dà a Perego, morbidissima la sua mano, e sono altri due per il numero 9 di Piacenza. Fiorito, Perez fuori per Mazzoleni che guarda per un attimo il ferro, poi mette la palla in mano a Corti, si torna fuori da Perez, 5 secondi, scivola Perez, deve tirare sulla sirena, il tiro è cortissimo, scheggia il ferro, Stanic recupera il rimbalzo e riporta in avanti Piacenza, Pederzini contro Fumagalli, mismatch, Fumagalli va dentro ancora per Birindelli, altri due punti, come nella gara di andata. Piacenza gioca molto sui suoi giocatori lunghi, Desio soffre, ricordiamo che Desio è ancora senza il suo centro Ludovico De Paoli che è fuori ormai da un mese abbondante, cioè dalla partita contro Bernareggio. Fiorito batte Birindelli che prova a tenere lo scivolamento, poi commette fallo e ci sarà rimessa in zona d'attacco per Desio con 14 secondi sul cronometro dei 24. Ed è Mazzoleni che si incarica della battuta. Pallone per Perez che si alza subito da tre punti ed è prima tripla di serata a bersaglio. Perez perso la difesa piacentina colpevolmente. Desio torna a contatto sull'8-7. Rombaldoni ancora per Birindelli che viene ben chiuso da Corti, contropiede di Fumagalli che poi si arresta, rischia l'infrazione di passi ma tiene bene il perno, è già rientrato Piacenza, prova a buttarsi dentro Fumagalli, canestro buono, il canestro di Fumagalli e ci sarà quindi un tiro libero supplementare per Desio. Ha qualcosa da dire coach Coppetto agli arbitri, hanno dato la continuità di movimento, quindi Desio rimette la testa avanti, ci sarà un altro tiro libero per Fumagalli per tornare a più due. Assegno il tiro libero, Desio 10, Piacenza 8, 6 minuti e 12 secondi da giocare in questo primo quarto di gioco. Rombaldoni si arresta nel pitturato, prova il tiro, conclusione respinta dal ferro, Perez già dall'altra parte, poi mette il pallone in mano a Fumagalli che scarica in angolo per Mazzoleni che torna ancora alla Fumagalli che si alza da tre punti, conclusione che non va, rimbalzo è di Fiorito che ruba il pallone a Birindelli, poi Fiorito va dentro, scarica per Corti, bel movimento di Corti che si appoggia al ferro, conclusione che non va, e poi c'è fallo a rimbalzo di Fiorito che viene tagliato fuori da Birindelli, primo fallo per il classe 91 desiano, rimessa per Piacenza. Perego, Stanic, si va da Pederzini, Pederzini chiuso la difesa di Desio, pallone che torna fuori per Stanic, Stanic contro Fiorito, si butta dentro, stoppato da Corti, forse il fallo di Perez, ed è proprio così, primo fallo
per il classe 97 di Scuola Rimini, due liberi per Stanic che può impattare la partita dalla lunetta. Sbaglia il primo, il classe 84, anche lui argentino, dentro il secondo, rimane a più uno Desio che conduce sul 10-9 quando stiamo per entrare nella seconda metà di questo primo quarto di gioco. Mazzoleni per Perez, ci mette una mano Pederzini che però non riesce a recuperare il pallone. Corti, Perez va da Mazzoleni, si arresta Mazzoleni, conclusione che non va. Rombaldoni è già dall'altra parte, dentro per Perego. Perego stoppato da Mazzoleni, recupera il pallone Corti, Fumagalli spinge la transizione, si alza Fiorito da tre punti, tripla di Fiorito, massimo vantaggio Desio sul 13-9. Pederzini, e poi viene fischiato fallo a Mazzoleni, secondo fallo per lui. Decisione che non mi trova d'accordo. Esce Mazzoleni, gravati di due falli, falli sordini alla partita. Xavier Brown. Rimessa in terra d'attacco per Piacenza, dal lato corto, se ne incarica Rombaldoni. Si va ancora da Pederzini. Stanic. E poi c'è il fallo di Perez, secondo fallo anche per lui. Piacenza che con esperienza sta lucrando falli alla coppia arbitrale. Due liberi per Perego. Dentro il primo. Dentro il secondo, torna a meno due Piacenza, Fumagalli porta palla, supera la metà campo, si va da Corti, Corti per Fiorito, attende l'uscita di Perez che si alza da tre punti, conclusione che non va, rimbalzo lungo, non viene catturato da nessuno, la palla esce sul fondo e ci sarà un'altra rimessa per Piacenza. Che ha in mano la palla del pareggio o del possibile vantaggio con una tripla. Stanic, Pederzini, Pederzini contro Corti, si butta dentro, parità quota 13, primi punti di serata per Pederzini che è il miglior marcatore della Bakery in questa prima parte di stagione, con 17 punti e 4 rimbalzi di media a partita. Giocatore che l'anno scorso giocava a Palestrina, fallo di Birindelli su Fumagalli, non ravvisato dall'arbitri, Brown con spazio da 3, altra conclusione che non va. Pederzini si butta dentro, ben difeso da Fiorito, pallone che non trova il fondo della retina. E poi viene fischiato il terzo fallo a Perez. E questo è un problema per Desio. Entra Casati, esce Perez. Sono già 6 falli ravvisati nel quarto Adesio. Ora vediamo. Rombaldoni.
scarica in angolo per Pederzini che si alza da due punti, conclusione che non va, il rimbalzo di Brown, pallone per Fumagalli che si prova a buttare dentro ma è ben difeso da Birindelli, gli gira intorno e ne mette due a bersaglio, bel canestro di Fumagalli che riporta avanti Desio sul 15-13. Perego dall'altra parte contro Brown, fuori per Birindelli, Birindelli ancora per Perego, si appoggia al tabellone, mano morbidissima del classe 81 desiano e parità a quota 15. Brown va dentro da Corti che forse subisce fallo da Perego ma segna comunque due punti, 17-15 Desio che sta provando ora a trovare un po' di continuità in attacco. Stanic si arresta e tira dalla lunetta del tiro libero e nuova parità a quota 17. Brown dalla media torna avanti Desio 19-17, 90 secondi al termine di questo primo quarto di gioco. Pederzini fuori per Birindelli che va dentro da Perego, Perego contro Fiorito, si appoggia al tabellone, conclusione che non va, il rimbalzo è controllato da Corti che mette la palla in mano a Fumagalli che supera la metà campo e poi trova Corti sotto canestro, dimenticato dalla difesa, più 4 Desio, time out coach Coppetto. Andiamo a leggere le statistiche di questo primo quarto di gioco, quando manca un minuto abbondante al termine di questa prima frazione. Perez e Fumagalli a quota 5, Corti a quota 4, ma Perez è in panchina con 3 falli. Per Piacenza, Perego a quota 8 e Brindelli a quota 4, sono i migliori marcatori. Lotta a rimbalzo che per ora premia Desio 9-8. Sugli altri campi del girone B di Serie B, oltre alle vittorie di Lugo su Olginate, Bernareggio su Crema e Forlì a Costa Volpino di ieri, Padova è avanti 53-34 contro Palermo all'inizio del quarto finale. Sugli altri campi, Cento conduce 21-19 a Faenza, Reggio Emilia avanti di 4 a Vicenza, Lecco Rimini parità a quota 13. Ma torniamo al Palamoretto dove la Rima Desio conduce 21-17 sulla Bacca di Piacenza quando manca 1 minuto e 12 secondi alla fine di questo primo quarto di gioco. Stanic, mentre sono entrati Angelo Guaccio e il numero 8 Santiago Bruno per Piacenza, Rombaldoni si butta dentro, segna un bel canestro, torna a meno di Piacenza, Fumagalli, Fiorito attende l'uscita di Casati che guarda per un attimo il ferro, poi torna da Brown, Corti chiuso, palla fuori un secondo, si alza da tre, pallone che scheggia il ferro, recupera Fiorito che poi si alza ancora da tre, altra conclusione che non va, altro rimbalzo da parte di Corti che subisce il fallo da Perego, torna Pederzini per coach Coppetto, esce Rombaldoni, non c'è ancora il bonus, quindi ci sarà una rimessa in zona d'attacco per Desio che non potrà andare fino al termine dei 24, dei 18 secondi, discrepanza di 4 secondi col cronometro del quarto. Fumagalli sei secondi per chiudere l'azione, si arresta da tre punti, tripla che va a bersaglio, 24-25,
4-19, 2 secondi, si alza Stanic da metà campo, tripla cortissima, si va al primo mini riposo, Condesio avanti 24-19. A risentirci a breve per il secondo quarto. Tutto pronto per il secondo quarto di gioco. Vediamo i quintetti in campo con Casati, Fumagalli, Brown, Corti e Fiorito per Desio. Risponde Piacenza con Stanic, Bruno, una al tavolo e una loro. Perego, Pederzini e Guaccio. Una al tavolo e una loro. Sei secondi per chiudere l'azione. Si alza la tre Fumagalli. Altra tripla. Più 8 Desio. 6 punti consecutivi di Fumagalli. Perego dall'altra parte contro Corti, scarica fuori per Guaccio che si alza da tre, conclusione che non va, il rimbalzo di Fumagalli. Entra in partita anche il pubblico di Desio, Fiorito va per Brown, pallone che arriva a Fumagalli, Fumagalli ancora per Brown che prova a buttarsi dentro, si arresta, conclusione della media che non va. Rimbalzo di Corti, secondo fallo da parte di Perego, mentre è pronto a tornare per Piacenza Birindelli, con lui in panchina soffre nel pitturato la Bacheri. Coach Coppetto ha qualcosa da dire a Perego, secondo fallo per lui, rimessa in zona d'attacco per Desio, Fiorito va da Corti. Corti raddoppiato fallosamente da Stanic, chiede l'infrazione di passi con Scoppetto. Secondo fallo anche per Stanic ed è il momento dell'esordio. Del numero 11, Guerra. Fiorito va da Corti, attende l'arrivo di Fumagalli, pallone per Casati che butta per aria un pallone, poi recupera il rimbalzo, altra conclusione che non va di nemmeno al ferro, non la prende bene coach Frates, dall'altra parte Birindelli, fallo antisportivo fischiato a Fiorito. Antisportivo di Fiorito.
Sinceramente non ho visto la cattiveria per un fallo antisportivo. Mentre Fiorito si va a sedere, gravato di due falli, ed entra Francesco Parma. Birindelli in lunetta per due tiri liberi. Dentro il primo. Sbagliato il secondo. È lo stesso Birindelli che si incarica della rimessa. Guerra porta palla. Pederzini contro Parma, infrazione di passi forse, a bersaglio Pederzini, fallo antisportivo che frutta tre punti a Piacenza, che torna a meno 5. Fumagalli, raddoppiato, pallone per Brown, si va dentro da Corti, che trova due punti contro Birindelli, torna a più 7 Desio, 29-22. Birindelli va da Pederzini. Pederzini ribalta al lato, pallone che arriva fuori per Guerra che si butta dentro, e c'è un fallo di Brown su Guerra. Due tiri liberi. Guerra in lunetta. Il primo non va. Dentro il secondo. 29-23 Desio, che mantiene 6 lunghezze di vantaggio. Quando siamo entrati nel 13° minuto di gara, Brown fuori per Casati, blocco di Corti, pallone che gira sull'arco per Fumagalli che si alza con un'altra tripla, e Desio torna a più 8, terza tripla di serata di Fumagalli. Guerra fuori per Birindelli che forse sponda, poi Guerra torna dentro, ne mette due, forse c'era un fallo di sfondamento qua di Guerra, più 6 per Desio. Brown, conclusione affrettata che non va. Guerra rischia di perdere il pallone contro la pressione di Brown, lo mantiene, si butta dentro, ne mette altre due. Time out Court. Time out per coach Frates. Vediamo le statistiche del dai campi, con Fumagalli che è arrivato a quota 13 punti, mentre l'ultimo canestro era un tiro da 2 e non da 3. 6 punti per Corti, dall'altra parte Perego è sempre il migliore marcatore a quota 8. Sugli altri campi, parità a quota 29 tra Faenza e Cento. Reggio Emilia mantiene 4 lunghezze di vantaggio a Vicenza al 15°. Rimini è più 13 a Lecco, mentre Palermo sta perdendo sul campo di Piacenza per 59-44. Quando mancano 5 minuti al termine della gara si riprende a giocare. Riva Desio 31, Bacher di Piacenza 27.
gialli va da Brown, che gli rimette la palla in mano, prova la pressione, un pochino di pressione a tutto campo da parte di Piacenza. Parma va da corti in punta per Brown contro Casati. Casati, bel movimento, spalle al canestro, si muove la retina, due punti per lui, primi punti di serata per il talentuoso giocatore classe 91 di Biassono. Guerra prova dietro la schiena, non riesce a controllare il pallone, forza la palla persa la difesa desiana, è pronto a tornare anche Simone Fiorito. Qualche minuto di riposo per Colti, giocherà quindi Xavier Brown da 5. Fumagalli va da Casati, gli ritorna il pallone, mentre per Piacenza è pronto a tornare Rodolfo Rombaldoni, che è seduto sul cubo dei cambi. Brown, Fiorito, Perez, c'è il fallo di Guerra su Fumagalli. Primo fallo per lui, mentre esce Guaccio e torna Rombaldoni. Rimessa lato lungo del campo per Desio, si incarica Casati della battuta, anzi no, ci va Parma. Parma per Brown, che poi va da Casati. Casati ribalta al lato per Fumagalli, che ha spazio da tre punti. Conclusione che non fa. Berindelli prende il rimbalzo, poi prova la transizione. E poi c'è il fallo di Parma su Bruno. Due turni per Santiago Bruno, giocatore classe 93, anche lui argentino. Per lui 10 punti, 2 rimbalzi e 2 assist di media in stagione. L'anno scorso giocava a Bisceglie. Sbaglia il primo tiro libero. Dentro il secondo. Rimane a più 5 Desio, 33 a 28. Quando mancano 5 minuti e mezzo al termine di questo secondo quarto di gioco. Fiorito va da Casati, Casati per Brown, che gli rimette la palla in mano, si alza da tre punti Casati, tripla che entra e esce, contropiede di Piacenza, Pederzini controlla, spraccia Pederzini e c'è il fallo in attacco di Pederzini che sbraccia. Giusta chiamata arbitrale, primo fallo per il numero 13 ospite. Fumagalli va da Fiorito, Fiorito per Parma, Parma che mette la palla in mano a Casati, che forse subisce fallo da parte di Guerra. 4 secondi, si deve alzare da 3 Fumagalli, tabellata pazzesca, contropiede di Piacenza, Rombaldoni si appoggia al tabellone, tornano a meno 3 i biancorossi. Palla persa di Casati, contropiede Piacenza, due punti per Pederzini, torna meno uno la Baccheri, 33 a 32, time out per la Rima Desio, tutto da rifare per i ragazzi di Coach Frates.
si torna a giocare. 33 Rimalesio, 32 Piacenza, 4 minuti e 20 secondi sul cronometro del secondo quarto di gioco. Desio che deve fare a meno in questa fase della partita di Perez, gravato di tre falli. Fumagalli butta via l'altro pallone, Rombaldoni mette il vantaggio di Piacenza. Si allacciano Rombaldoni e Fiorito. Gli arbitri vanno a dire qualcosa a coach Coppetto, che si lamenta. Mentre c'è un cambio per Dese, prova a tornare Corti al posto di Parma. Casati per Brown. Brown va da Fumagalli. Pallone che torna Brown. Corti attende l'arrivo di Casati, ben difeso dalla difesa piacentina, che recupera un altro pallone e poi non riesce a controllare il contropiede Bruno. Con Liberati, prima recupera palla e poi sbaglia la misura del passaggio. Meno uno, palla in mano per la Rima Desio, con Fumagalli che supera la metà campo. Desio che ha perso la via del canestro, diversi minuti che non segna. Fumagalli raddoppiato, va da Brown. Fiorito si alza da tre punti, tripla importantissima che sblocca Desio, torna a più due. La formazione di coach Frates, col tiro dalla lunga distanza di Simone Fiorito, fuori per Liberati il pallone, cambio accettato. Birindelli non vede il movimento di Pederzini, scarica il pallone in tribuna. Altra palla recuperata da Desio. Casati contro la pressione di Liberati, trova subito Brown che ha spazio alla media, si appoggia al ferro, conclusione che non va, gli torna in ballo il rimbalzo, si appoggia al tabellone e ne mette altri due. Torna a più 4 Desio, con Piacenza che torna in attacco con Rombaldoni che scarica fuori per Bruno che si alza da 3, tripla che non va, altro rimbalzo di Brown che poi prova a spingere la transizione, gioca a 2 con Fumagalli, schiaccia dentro il ferro, subisce il fallo, giocata di energia di Xavier Brown. Ed è tutto in piedi il pubblico del Palamoretto, giocata di energia, esce Birindelli ed entra Perego. 34 Piacenza, 40 Desio. Brown in lunetta con il tiro libero supplementare. A bersaglio torna più 7 Desio. 2 minuti e 30 secondi da giocare. Tripla di Rombaldoni che non va, altro rimbalzo di Brown. Fumagalli si alza da 3 punti, conclusione un pochino troppo affrettata, chiedeva più calma a Frates. E ancora Rombaldoni che gestisce l'attacco di Piacenza. Fallo. No, 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 dai. Ha dato buono il canestro, incredibile. Ha dato buono il canestro. Ha dato buono il canestro. Ha dato buono il canestro, ma... Scusate ragazzi, ma...
ha dato buono il canestro a Rombaldoni. Non... rimango senza parole. Rombaldoni chiude il gioco da tre punti, torna a meno 4 Piacenza. Altra palla persa da Piacenza, da Desio che, scusate, che poi recupera un pallone. Serie di contatti su Fumagalli, per l'arbitro è tutto buono. Fase concitata della gara, Rombaldoni, passo d'incrocio. Diciamo che le 55 presenze nazionali di Rombaldoni si stanno facendo valere nei confronti della coppia arbitrale. Dentro il primo. Dentro anche il secondo. 5 punti consecutivi di Rombaldoni. Piacenza è tornata a meno 2. Fumagalli supera la metà campo. 1 minuto e mezzo al termine di questo secondo quarto di gioco. Pallone che arriva a Fiorito. Corti, va da Brown per Casati. Casati contro Stanic che gli tocca la palla. 2 tiri liberi perché Piacenza è in bonus. Terzo fallo dell'argentino classe 74, l'anno scorso all'Eurobasket Roma. Gli arbitri hanno qualcosa da dire a Coach Prates che si lamentava. Casati in lunetta. Dentro il primo tiro libero. Sbaglia il secondo, rimbalzo di Perego. 3 lunghezze di vantaggio per Desio. Perego per Stanic. Si va da Rombaldoni. Altra conclusione che va a bersaglio. Torna a meno 1 Piacenza. Quando siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco di questo primo tempo. Fumagalli per Fiorito. Va da Casati. Palla per Brown. Brown per Fumagalli. Conclusione romana morbidissima che trova il fondo della retina. Più 3 Desio. Liberati. Si alza da 3 punti. Pallone che viene sputato dal ferro. E Fumagalli potrà andare fino alla fine del tempo con la rima Desio che gestirà l'ultima azione del quarto. Corti, Brown, torna da Fumagalli, 6 secondi per chiudere l'azione, si prova a buttare dentro, si butta dentro, conclusione che viene respinta dal ferro, finisce il tempo, rima Desio 44, Bacheri Piacenza 41, miglior marcatore di Desio Fumagalli a quota 15, Rombaldoni a quota 15 per Piacenza. A risentirsi a breve per il secondo tempo. Rieccoci dal Palamoretto di Desio per il secondo tempo della partita tra la Rima Desio e la Bacheri Piacenza, valevole per la prima giornata del girone di ritorno
del campionato nazionale di Serie B All Wild West Girone B. All'intervallo i padroni di casa conducono 44-41 contro la seconda forza del campionato grazie ai 15 punti di Carlo Fumagalli e le giocate di fisico di Brown. Desio che ha avuto poco Perez in questo primo tempo, gravato di 3 falli in poco meno di 7 minuti di utilizzo. Piacenza che da canto suo ha cavalcato Perego e Birindelli nel primo quarto provando a scappare. Desio si è aggiustato in difesa, è andata anche a più 8 la formazione di casa, ma i piacentini allenati da coach Claudio Coppetto sono tornati a contatto grazie alle giocate di Rodolfo Rombaldoni, autore di 15 punti in questo primo tempo. Sugli altri campi Palermo perde a Padova, rimanendo al penultimo posto in classifica. Live in diretta, Cento è avanti di 12 a Faenza, Reggio Emilia avanti di 1 a Vicenza all'intervallo, Rimini avanti di 4 all'intervallo a Lecco. Vediamo i quintetti in campo. Desio che riparte con Perez, Fumagalli, Fioritto, Mazzoleni e Corti. Riparte con una squadra dal forte tonnellaggio invece Piacenza, con Birindelli, Rombaldoni, Perego, Pederzini e Guerra. Il signor Bertuccioli mette il pallone in mano a Birindelli e si può riprendere a giocare. Ed è Piacenza, subito due punti facili, con Rombaldoni che viene trovato sotto canestro da Perego. Meno uno per la formazione ospite. Perez, Mazzoleni, Corti, Fumagalli. Scusate, Fiorito che va da Fumagalli, che torna da Fiorito. 4 secondi, pallone per Mazzoleni che si alza sulla serie dei 24 e segna una tripla importantissima. Torna più 4 Desio sul 47-43. Rombaldoni non trova il fondo della retina, contropiede Desio. Perez va da Fumagalli che arriva corto, che rimbalza ancora di Perez che prova a entrare ma vede Perego davanti a lui. Torna fuori da Mazzoleni, si arresta, passo d'incrocio. Pallone che ha toccato il sostegno. Si ferma perché c'è da asciugare il parquet. Più 4 Desio, si torna a giocare. Birindelli si carica della rimessa, raddoppiato Guerra, si trova Pederzini, decide di portare lui palla, supera la metà campo in palleggio contro Fiorito, va da Perego. Birindelli ancora per Guerra, Rombaldoni trova Perego che poi torna fuori da Birindelli. 6 secondi, Guerra in angolo per Birindelli, dentro da Perego e poi c'è il canestro, canestrissimo di Birindelli sulla serie dei 24 da 2 punti. Rimane a contatto Piacenza che torna a meno 2. Aveva difeso bene Desio. Perez in palleggio, si arresta, conclusione che non va, non riesce a entrare in partita. In classe 97 di scuola Rimini, Guerra spinge la transizione, bloccato fallosamente da Corti che spende il fallo. È il secondo fallo del lungo classe 98. Ancora Rombaldoni che si incarica della rimessa. Pederzini in palleggio contro Mazzoleni, si butta dentro, conclusione che non va, il rimbalzo però è ancora di Rombaldoni,
che torna da Pederzini in post basso. Pederzini scarica fuori per Rombaldoni, 3 secondi per chiudere l'azione, conclusione che non va, il rimbalzo di Perez che prova a spingere la transizione di Desio, e Desio che per la troppa foga butta via un altro pallone. Difende bene la formazione di Frates, ma Sciupa in attacco, seconda palla persa consecutivamente. Erano 2 palle in mano per la Bacche di Piacenza. Rombaldoni, tiro pesante che non va, e ora prova a ragionare Fumagalli, che va da Perez. Perez raddoppiato, riesce a scappare, pallone fuori per Fiorito, Fiorito si butta dentro, si appoggia al tabellone ma sbaglia un rigore, dall'altra parte Pederzini con l'infrazione di passi forse, ma recupera un'altra palla Desio. Entrambe le squadre sciupano molto, non una bella fase di gara almeno tecnicamente parlando, c'è molto agonismo in campo. No, fallo in attacco di Fumagalli. Arbitri che stanno capendo poco della partita obiettivamente, sbagliano molto da entrambe le parti. Sfondamento, ma torniamo al basket giocato. Rombaldoni per Birindelli, Perego contro Corti, si butta dentro, conclusione Mancina che va a bersaglio, parità a quota 47. Fumagalli, pallone fuori per Fiorito che si alza da 3, e c'è un'altra tripla per Desio. Fiorito ridà 3 lunghezze di vantaggio ai suoi. Desio che sta ricevendo molto per ora dal tiro della lunga distanza. Rombaldoni in avvicinamento al canestro, conclusione che non va. Fumagalli già dall'altra parte, ma è già rientrata la difesa piacentina, raddoppiato Fumagalli, Perez con spazio, si butta dentro, ne mette altre 2, parziale di 5-0. Desio tiene ancora la testa avanti in questa partita. Guerra per Birindelli, ancora Guerra, arresto tiro di Guerra, 2 punti per lui. Perez che è gravato di 3 falli e non può difendere forte, ne approfitta Guerra. Fumagalli dall'altra parte in palleggio, vede un'autostrada davanti a sé, si butta dentro, ne mette altri 2, nuovo più 5 per i padroni di casa. Poi c'è un fallo di Fiorito su Pederzini, il terzo fallo per lui. Non si era sentito il fischio degli arbitri con il frastuono del palamoretto. Pronto a tornare Brown, credo proprio al posto di Fiorito. Perego contro Corti, si avvicina a canestro. Altro fallo di Corti, ma non saprei. Protesta coach Frates, è il terzo fallo anche di Corti, terzo fallo per lui, entra Brown, esce Fiorito, 2 liberi per Perego. Assegno il primo tiro libero del giocatore classe 81
cresciuto nel settore giovanile dell'Aurora Desio. Sbaglia il secondo, rimbalzo di Birindelli, poi recupera il pallone Desio, Fumagalli, Mazzoleni si butta dentro, due punti, più 6 per Desio sul 56-50. Pronto a tornare Santiago Bruno per Coach Coppetto, Rombaldoni, Perego, ribalta al lato per Birindelli che poi commette falli in attacco. Il secondo fallo per lui ed esce Pederzini, torna Bruno Santiago. Altro fallo di Bruno. Casati, Brown, va da Perez, 5 secondi, 4 secondi, altro fallo su Perez da parte di Pederzini questa volta. 2 secondi e 29, sarà rimessa dal lato corto. Va Casati a battere la rimessa, 2 minuti e 20, 2 secondi e 29 centesimi. Mazzoleni da tre sulla sirena, conclusione che non vede nemmeno il ferro, si chiude 14 pari il terzo parziale, con Desio che va all'ultimo riposo, avanti ancora sul 58-55, miglior marcatore Fumagalli a quota 17, lotta a rimbalzo che premia Desio per 29-25, canestri assistiti 14-9 per Desio, Desio che ha perso 9 palloni contro i 7 di Piacenza. Sugli altri campi vediamo che Cento prende largo a Faenza, Reggio Emilia avanti di 10 al terzo intervallo a Vicenza 6-8-5-8, Rimini avanti di 5 a Lecco al 29esimo. Rima Rimadesio, 55 Bacheri Piacenza, 10 minuti da giocare, tutto pronto per un ultimo quarto che speriamo possa premiare i padroni di casa. Quintetto in campo con Desio che parte con Casati, Fumagalli, Perez, Mazzoleni e Brown. Piacenza risponde con Stanic, Rombaldoni, Birindelli, Liberati e Pederzini. Brown, gli tocca il pallone Liberati, rimessa in zona d'attacco per Desio. 12 secondi da giocare,
per chiudere l'azione. Mazzoleni, Perez, va da Casati, 4 secondi, Casati deve tirare, tira Brown dalla media da 2, gran canestro di Xavier Brown, 5 Desio, Rombaldoni dall'altra parte. Allora per Birindelli, scarica in angolo per Pedersini, ancora Liberati contro Mazzoleni, si butta dentro Liberati, stoppato da Mazzoleni, palla recuperata da Perez. Fumagalli fuori per Mazzoleni, ancora da Brown, Brown fuori per Perez, 6 secondi, 5, si deve alzare la 3. Perez con un passaggio troppo immaginifico per Brown, butta via un pallone, esce Liberati e torna Bruno. 60-55 per Desio, se ne è andato poco più di un minuto, mentre deve uscire Birindelli che ha un problema ad una gamba, e torna Riccardo Perego che l'anno scorso ha vinto la Serie B con Orzi Nuovi, conquistando la promozione in Serie A2. Stanic, Rombaldoni, si arresta sulla linea del tiro libero e poi c'è il fallo di Mazzoleni su Perego che non riesce a tagliare fuori. Deve essere il terzo fallo del capitano desiano, ed è proprio così. Rimessa in zona d'attacco per Piacenza, se ne incarica Rombaldoni che va da Perego, fuori per Stanic, Rombaldoni torna fuori da Bruno, Bruno si alza da 3 punti, tripla lunghissima che non va, il rimbalzo di Perez che supera la metà campo e mette il pallone in mano a Fumagalli. Casati da 3 punti, tripla che non va, piede di Perego che gli arbitri non vedono. Rombaldoni dall'altra parte, Bruno con spazio da 3, punisce, torna meno 2 Piacenza. Pronto a tornare Simone Fiorito per Coach Frates. Fumagalli fuori per Brown che torna ancora da Fumagalli, 8 secondi per chiudere l'azione. Fumagalli contro Perego, trova la distanza, tripla che non va, si è un po' fermato ora l'attacco di Desio che si affida un pochino troppo al tiro della lunga distanza. Pedersini contro Casati, si appoggia al tabellone, fallo antisportivo di Perego. Questo è un fallo antisportivo di Perego che porta via la faccia a Mazzoleni. Per gli arbitri è un normale contatto di gioco ed è un fallo normale. Time out. Terzo fallo di Perego. Time out per Coach Frates. Tornerà Fiorito, vedremo al posto di chi. E sempre Fumagalli a quota 17, il miglior marcatore di Desio, seguito a quota 9 da Brown. 7 punti per Mazzoleni, Perez, 8 per Corti e 9 anche per Fiorito. Per Piacenza Rodolfo Rombaldoni a quota 17, 13 punti anche per Perego. Lotta a rimbalzo che premia sempre i padroni di casa, 32-29. Le palle perse sono 10 per Desio, 7 per Piacenza. Si ritorna a giocare. Fiorito è entrato al posto di Casati. Stesso quintetto invece per Coscoppetto. Magalli va da Mazzoleni.
che torna la Fumagalli, che porta palla in attacco per Desio. Brown va da Perez, Perez per Fiorito, che torna ancora da Fumagalli. Fumagalli si butta dentro sulla sirena, rimbalzo controllato da Desio, conclusione sbagliata da parte del numero 7 di Scuola Olimpia Milano. Perez con qualche contatto e c'è fallo di Bruno, che commette il suo terzo fallo. Torna Casati ed esce Fumagalli. Sei minuti e 44 secondi da giocare, più due per Desio, 60-58. Brown va da Perez per Mazzoleni, Mazzoleni contro Pederzini, fallo di Pederzini. Terzo fallo anche per Pederzini. Brown va da Perez, fuori per Mazzoleni, che poi va da Brown, 4 secondi, pallone per Fiorito che sbaglia un altro rigore, sono già 4 i punti che ha lasciato lì Fiorito. Pederzini dall'altra parte con la tripla che dà il vantaggio a Piacenza sul 61-60. 6-0 Piacenza, che rimette la testa avanti, punito Desio che ha lasciato lì due punti già fatti da Fiorito. Mazzoleni, Perez, Perez prova a buttarsi dentro, forzatura del numero 4 di Desio, più uno Piacenza, palla in mano. Stanic con la conclusione che non va, controlla il rimbalzo Mazzoleni, che mette la palla in mano a Perez, che supera la metà campo. Pallone per Casati, Mazzoleni, Brown, Brown, Casati recupera il pallone, 3 secondi, deve tirare, tira sulla sirena, conclusione che non va. Confusione in attacco per Desio, che in questi primi 5 minuti del quarto ha segnato solo 2 punti. Time out per Frates, parziale di 8-0 di Piacenza, che torna avanti sul più 3. Non accadeva da una vita. Campi 100 avanti di 8 a Faenza al 36esimo. Reggio Emilia mantiene 5 lunghezze di vantaggio a Vicenza, mentre Rimini è più 1. E l'Ecco sorpassa in questo istante su Rimini 59-58 al 34esimo. Si torna a giocare, Fumagalli va da Casati, Fiorito, Brown, Fumagalli, altra forzatura di Fumagalli che sbaglia un'altra conclusione. Piacenza corre in contropiede, pronta a tornare corti, Rombaldoni va da Stanic,
Pedersini da tre, conclusione che non va, rimbalzo di Piacenza, palla che torna a Rombaldoni, Perego fuori per Stanic che si alza con un'altra tripa, altra conclusione che non va, il rimbalzo è di Fumagalli, Desio ritorna in attacco. Mazzoleni in partenza, chiude il parziale ospite, torna a meno uno Desio, 3 minuti e 48 secondi da giocare, più uno Baccheri al Palamoretto. Stanic per Bruno. Perego contro Casati. Fallo di Casati su Perego che andrà al lunetto con due tiri liberi. Quarto fallo di Casati, esce Mazzoleni, torna Corti, due liberi per Perego. Dentro il primo. Dentro il secondo, torna più tra Piacenza, possesso pieno di vantaggio. Con Fumagalli che porta palla, autostrada per Fumagalli che si butta dentro e sbaglia un altro canestro già fatto. Desio tra Fumagalli e Fiorito ha già lasciato lì 6 punti già fatti che potrebbero avere un peso specifico importantissimo. Corti subisce il fallo di Bruno, quarto fallo per lui. Quarto fallo di Bruno, esaurisce il bonus Piacenza. Fiorito va da Corti, poi mette palla in mano a Fiorito. Fiorito contro Bruno, Casati. Gli devia il pallone Perego, Desio avrà 4 secondi per cercare la conclusione. Fumagalli va da Corti che gli rimette la palla in mano, gli tocca il pallone, infrazione di 24, Desio perde un'altra palla. Si rimane sul più 3 per Piacenza. Stanic. Si alza Bruno da 3. Conclusione che non va. Desio che ha trovato solo 4 punti in questo quarto finale. Casati si alza da 3 punti, tripla che non va, altri 2 punti lasciati lì da Fumagalli e Rombaldoni punisce servendo Pedersini, più 5 Piacenza che arriva al massimo vantaggio. Pedersini ha segnato, mi sembra, il 13 su assist del 5. Casati, Fumagalli da 3 punti, mattone, rottura prolungata di Desio, Piacenza però butta via la palla e ancora Fumagalli che va fuori per Fiorito che si alza da 3 punti, triple di Fiorito. E ancora viva Desio che torna a meno 2. Stanic va da Bruno, è pronto a tornare. Mazzoleni, Rombaldoni. E c'è il fallo in attacco di Rombaldoni.
fallo tecnico a Rombaldoni che rischia l'espulsione. E ci sarà un tiro libero per Desio. Tre tiri liberi per Desio, quindi. Quindi ci saranno tre tiri liberi per Desio. Per il fallo di... Anzi no, scusa, ci sarà un tiro libero per Desio perché il primo fallo è venuto senza in attacco per Piacenza. Desio non aveva il possesso di palla, quindi un tiro libero e possesso per Desio. Con Rombaldoni che ha rischiato molto dopo il fallo tecnico, ha continuato a protestare. Un arbitro un pochino troppo permaloso avrebbe potuto optare per l'espulsione, ma direi che va bene così, è giusto così. Vediamo cosa succede sugli altri campi. Centro avanti di 7 a Faenza, quando manca un minuto al termine. Rimini rimette la testa avanti a Lecco a 3 minuti dalla fine, come Reggio Emilia che mantiene 4 lunghezze di vantaggio sul campo di Vicenza. Un minuto e 41 da giocare, Rimadesio 65, Bacheri Piacenza 67. Fiorito con il tiro libero per il fallo tecnico che va a bersaglio. Torna meno uno Desio, rimessa per i blu arancio, è lo stesso Fiorito che rimette in gioco il pallone ed è Corti che va a prendere palla. Casati per Fumagalli. Fumagalli contro Corti, che va da Corti, scusate, si arresta, si appoggia al ferro, palla che arriva fuori per Brown che si alza da tre, tripla che non va. Il rimbalzo di Perego e fallo di Corti. Secondo fallo per lui, Desio non è in bonus. Quindi sarà rimessa in fase difensiva per Piacenza. Finale punto a punto, Stanic. Perego. Rombaldoni esce a prender palla. Si arresta e tira. Conclusione che non va. Il rimbalzo di Casati che mette palla in mano a Fumagalli. Siamo entrati nell'ultimo minuto, più uno Piacenza, palla in mano Desio. Fumagalli rischia di perdere palla, palla che arriva in angolo per Perez, 4 secondi, Fumagalli si alza da 3 punti. Pallone che non vede nemmeno il ferro. 33 secondi da giocare, palla in mano per Piacenza. Stanic. Mangia secondi, poi si alza da 2. Conclusione che va a bersaglio. Desi avrà 11 secondi per cercare il pareggio. Desio che deve mordersi le mani per come ha gestito il possesso del possibile vantaggio, con Fumagalli che ha tirato ma la palla è andata ben lontana dal ferro. Parità a Lecco, Reggio Emilia sempre avanti di 3 a Vicenza. Cento mantiene 4 lunghezze di vantaggio a Faenza.
si torna a giocare con Desio che gestirà la palla in fase offensiva. È uscito Corti, è rientrato Mazzoleni con Perez che rimane seduto in panchina. Fumagalli si incarica della rimessa. Pallone per Perez, si va ancora da Fumagalli, commette fallo Stanic. Desio avrà due tiri liberi, quarto fallo per lui. Pronto a tornare Birindelli per il taglia fuori a rimbalzo. La panchina chiede a Fumagalli di provare a segnare entrambi i liberi. Dentro al primo, torna meno due Desio. Dentro il secondo, Desio torna a meno uno. Time out chiamato da coach Coppetto. Adesso vediamo, Desio dovrà commettere subito fallo. Ma Desio non è in bonus e questo è un bel problema. Reggio Emilia vede lo striscione traguardo a Vicenza, avanti di 4. Non una buona notizia per Desio questa, come la vittoria momentanea di Rimini Alecco, che si andrebbe ad aggiungere alla vittoria di Bernareggio contro Crema di ieri sera. Diciamo che per come stanno andando le cose, i risultati non favoriscono Desio in questa giornata. Pederzini si incarica della rimessa in gioco. Stanic, fallo di Fumagalli. Desio non è in bonus. E quindi ora Desio dovrà spendere un altro fallo. Ci sarà la prova alternativa di uscita dai blocchi da parte di Rombaldoni. Palla per Stanic. Infrazione di passi, ragazzi. Questa è un'infrazione di passi clamorosa. La palla è di Desio però. La palla non può essere di Piacenza. Viene data rimessa a Desio. Partita che è praticamente finita. È successo di tutto. Perego segna il primo. Peccato, Desio è stato avanti per tanti minuti. Avrebbe meritato. Ma va a cagare. L'arbitro fa ripetere il tiro libero a Perego. Miglior marcatore di Desio Fumagalli a quota 19 come Perego. Finisce la partita,
vince a piacere. Ma è una partita finale amaro per Desio, che meritava molto di più. A risentirci alla prossima.